Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Il trattamento della depressione. In realtà non parlerò tanto del trattamento, però prendo le mosse dal titolo che ha scelto il professor Amore, io di cui sono stato contentissimo, perché questo era il mio film preferito. Il film, vi ricordate, molti di voi l'avranno visto, in cui Michael J. Fox tornava indietro nel tempo, andava a visitare i propri genitori, c'era anche qualche scena divertente con qualche sfumatura edipica, potremmo dire. E quindi il tema che è poi latente, secondo me, nella questione della 180, nel quarantennale, anch'io quasi 40 anni, quindi un'età particolare. Il tema, secondo me, latente è quello generazionale, cioè come era la psichiatria una volta, come erano gli psichiatri una volta, come vogliamo, come vorremmo diventare e come saranno gli psichiatri che ci seguiranno. E chiaramente io adesso sono ancora in parte discente da un altro punto di vista sono anche docente, quindi mi trovo un po' in una posizione intermedia e credo che questo mi permetta di pensare un po' al tema generazionale in un modo intermedio, appunto. Quindi ai nostri maestri sicuramente dobbiamo riconoscenza, dobbiamo ovviamente rispetto, dobbiamo anche gratitudine. Ai nostri discenti generosità, dobbiamo cercare di passare tutto quello che abbiamo ricevuto e anche di più se possibile. Non dobbiamo idealizzare il passato perché quella è una trappola, non dobbiamo per forza pensare che la psichiatria all'epoca della 180 fosse meglio, ma non dobbiamo neanche preoccuparci troppo dei futuri distopici alla Orwell, perché poi in realtà non è detto che si manifesteranno, anzi speriamo proprio di no, siamo qui apposta. E allora prendo le mosse da questa lettera che ormai tutti voi avrete letto sul sito pol.it, la lettera di Dipetta, la lettera al giovane specializzando. È un tema difficile, forse Dipetta, provocando anche, immagino, ci parla di questi colleghi stanchi, anziani, demotivati, sotto organico. Mamma mia, sì, sotto organico sono sicuramente d'accordo, è vero, siamo pochi, ma questo vale per la psichiatria come tante altre branche della medicina, vorremmo avere più risorse, sì. Però demotivati non sono così d'accordo. Poi Dipetta parla del recupero della psicopatologia, su questo non mi potrei trovare più d'accordo, assolutamente, la psicopatologia va recuperata, conservata, cullata, è un bene che ci viene trasmesso che dobbiamo assolutamente coltivare e non ce ne dobbiamo mai dimenticare. E sulla critica dell'omologamento biologista riduzionista è un rischio, sì. Bisogna tenerlo presente, non dobbiamo diventare riduzionisti mai, ma allo stesso tempo non dobbiamo neanche dimenticarci che la ricerca empirica ha un'importanza fondamentale. E quindi andiamo un po' avanti. L'occasione, diciamo, per me è più di fare un discorso di metodo forse, la depressione è il tema e allora prendiamo le mosse dalla vecchia melanconia, senza entrare nel merito, tanto la conoscete tutti, dai Jaspers, da queste descrizioni penetranti, acute, assolutamente svelatrici, ci dicono come è il paziente dentro, come vede il mondo, la soggettività del paziente deve sempre avere un ruolo centrale, questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai, non possiamo prendere e considerare a quella che assomiglia di più a una malattia, una sindrome dove c'è la perdita del sentimento, la perdita della capacità di sentire le emozioni. Quindi questa è la melanconia. Ce l'hanno anche raccontata in modo estremamente efficace coloro che sono andati anche a interpretarla, e quindi da Binswanger secondo l'ottica fenomenologica, quindi questo tempo che si ripresenta, la retenzio, e poi ovviamente Freud, tutti gli psicanalisti, anche quelli che lo hanno succeduto, quindi una serie di ipotesi
anche psicogenetiche, in un certo senso, ovviamente il professor Girardi le ha già nominate. Sulla psicanalisi si combatté quella battaglia con Popper sulla falsificabilità, sulla verificabilità della psicanalisi come scienza. Ce la si può cavare in maniera abbastanza elegante dicendo la psicanalisi è una scienza umana, le scienze invece tradizionalmente dette hanno altri metodi, ma pur sempre una scienza e che va mantenuta. Pensate che perfino Tellenbach, che ovviamente nella depressione ha avuto da dire parecchio, ci ha sia messo in guardia ovviamente sui fattori personologici, sul terreno che prepara la depressione, e non è neanche importante ripeterlo, lo sapete tutti, ma perfino lui ha messo in guardia sull'empirismo, quindi temendo che la verifica empirica del dato potesse inficiare tutto quello che era il mondo soggettivo del paziente, tutto quello che era una raccolta dettagliata e precisa dal punto di vista clinico. E poi l'intervento di Rossi di qualche decennio, dieci anni fa circa, io purtroppo non l'ho potuto sentire, ma l'argutissima lezione in cui ci mette in guardia dalla estrema diversificazione degli psichiatri, un mondo dove rischiamo talvolta di avere psichiatri che parlano linguaggi completamente diversi, qui ovviamente è una presa caricaturale, ma ogni tanto ci possiamo domandare se nella realtà non siano in parte le cose così. Quindi il biologista che non riesce a comunicare con lo psicanalista, il fenomenologo che parla una lingua diversa dal sociologo, dallo psichiatra sociale, è una lezione ancora attuale. Però non possiamo pensare, il busto dell'antico nella relazione ci va sempre, non possiamo pensare che l'ipse dixit, quindi possiamo prendere per buone le teorie e le ipotesi dei nostri maestri soltanto perché lo hanno detto loro. A noi la responsabilità di verificare al meglio che si può, con gli strumenti che abbiamo. La ricerca empirica, questo è un articolo ironico che è apparso qualche tempo fa su un'ottima rivista, non deve dimostrare l'ovvio, non dobbiamo dimostrare che il paracadute serve a proteggerci dal trauma da precipitazione quando ci si lancia da un aereo. No, la ricerca empirica ha tutti altri compiti e quindi ha i compiti di cercare paradigmi sempre più adatti alla realtà. In questo, in parte, in effetti, il paradigma depressione maggiore, episodio, sindrome, disturbo depressivo maggiore, in parte sembra che abbia fallito, o quantomeno non è stato il meglio che poteva essere fatto, ma si poteva sapere solo col tempo. E quindi sicuramente non dobbiamo mai dimenticarci che i criteri del DSM non sono una descrizione clinica, le checklist non potranno mai sostituire l'ascolto del paziente e allo stesso modo l'utilizzo di questa bene o male una sindrome può aver creato però anche dei problemi dal punto di vista empirico, perché è un fenotipo un po' troppo allargato, può includere dentro di sé tutte quelle sindromi e quelle reazioni depressive agli eventi di vita comuni che normalmente i nostri i colleghi diciamo delle epoche passate non si sarebbero sognati di rubricare sotto il nome depressione. E quindi anche Candler ci ricorda questo, ci ricorda anche un'altra cosa: qualitativamente la depressione maggiore del DSM lascia fuori una lista molto lunga di sintomi, cioè la depressione maggiore del DSM, per quanto sia stata utile da certi aspetti, però non comprende tutti quelli che sono i sintomi della depressione e non tutti i sintomi sono uguali. Questo è un altro modo di vedere le cose, c'è anche eterogeneità tra i diversi strumenti per valutare la depressione. I più comuni, la BDI, la Hamilton, nessuno di essi è esaustivo, ognuno di essi guarda aspetti diversi della sindrome depressiva. E quindi il problema della replicabilità, anche da un punto di vista biologico. Alcune promesse della ricerca biologica, dopo rapidi entusiasmi, non hanno, diciamo, mantenuto le loro promesse. Questo era il discorso sull'allele del trasportatore della serotonina, grande entusiasmo, interazione gene-ambiente, però oggi abbiamo visto che non è stato così replicato in maniera costante. Anche da un punto di vista di neuroimaging, qualcuna delle promesse che erano state fatte non sono state replicate. Questa è recentissima, di Jama Psychiatry,
e questo di Human Brain Mapping. Diciamo che il neuroimaging è ancora in una fase abbastanza iniziale, non riesce ancora a darci degli strumenti utili alla clinica. E allora dobbiamo farci prendere dallo sconforto anche dal punto di vista della ricerca empirica? No. Sì, il problema della replicabilità esiste, ma da ricercatore io penso sia interessante, importante, utile andare a riprendere le lezioni e gli strumenti che si avevano all'epoca e riverificarli con gli strumenti attuali, sempre più in modo raffinato. Vedete qui ad esempio il discorso sulla psicoterapia psicoanalitica, quindi la Tavistock ha dimostrato una efficacia e un'utilità. O ancora, io parlo di esercizio fisico perché ho avuto un'esperienza in tal senso con il professor Amore, uno studio sull'efficacia dell'esercizio fisico come antidepressivo, ma questo si potrebbe applicare anche a tutte le terapie non farmacologiche e riabilitative. La biologia ha degli strumenti sempre più raffinati e questi a volte trovano anzi particolare impulso quando vengono coniugati con una visione di clinica, ad esempio di tipo fenomenologico. Un maestro in questo senso è Northoff, con il quale alcuni dei nostri colleghi continuano a collaborare. E di nuovo i network, la complessità, come la possiamo declinare nella ricerca con queste visioni a rete, questi modelli matematici avanzati che permettono di tenere sotto controllo un numero di variabili elevato e che sposano molto bene la complessità a cui siamo abituati da un punto di vista clinico nei nostri ambulatori, nei nostri reparti. I sottotipi e le dimensioni sintomatologiche, in questo caso si parlava di due dimensioni, la dimensione anedonica e la dimensione ansiosa. Guardate, l'ansia non è un sintomo cardine secondo il DSM, ma in realtà i dati ce lo stanno dicendo sempre di più. L'ansia fa parte del quadro della depressione. E quindi il modello a network. Io spendevo due parole, giusto rapidamente, perché è un campo in cui mi sto cimentando di recente, penso sia interessante. È un modello abbastanza alternativo a quello classico della malattia secondo il modello medico, nel quale un fattore eziopatogenetico, un processo eziopatogenetico sostiene una sindrome, un numero di sintomi. Qui invece, nel modello alternativo, i sintomi possono causarsi l'un l'altro. Sappiamo tutti, dopo una notte di insonnia, siamo nervosi, siamo arrabbiati forse, siamo stanchi. Bene, questo succede anche per i nostri pazienti, anche a prescindere dal disturbo che hanno. E allora questi modelli come si declinano con i dati che gli forniamo? Ci hanno fatto vedere che effettivamente vale quello che diceva Candler, cioè i sintomi cardine della depressione non sono solo quelli del DSM e i sintomi non sono tutti uguali. Cioè, alcuni sintomi causano più disagio di altri, questo da clinici lo abbiamo sempre saputo, però dobbiamo tenerne conto anche a livello empirico. Un altro aspetto interessante, il rapporto con i fattori di rischio. Una malattia oppure un evento di vita, un abbandono, una rottura di una relazione sentimentale, queste possono determinare forme di depressione diverse e questi modelli lo possono mostrare in maniera molto elegante. E poi l'evoluzione temporale, come diceva Prof. Girardi, in senso diacronico. Il senso prospettico è fondamentale. Come evolvono un sintomo rispetto all'altro? Ci sono dei sintomi bloccando i quali possiamo evitare una progressione verso una sindrome conclamata? Evidentemente sì. Ci siamo cimentati anche in questo diciamo, modello, esaminando un campione molto ampio di soggetti anziani con vari livelli di severità dei sintomi depressivi. Ad esempio, per dirne una, ci racconta che sì, l'anedonia, sì, l'umore depresso erano sintomi cardine, ma anche il pessimismo, i pensieri di morte. Si dovrà vedere in seguito se aggredendo specificamente questi sintomi avremo risultati migliori che andando in senso specifico e usando i totali delle Hamilton come indicatore di severità. E quindi sì, questi sono altri slide dallo stesso studio, un ulteriore ultimo stimolo.
Questi modelli possono servire a integrare anche gli elementi patogenetici. Ad esempio, questo è uno studio che deve ancora uscire, è in fase preprint, ci mostra che l'infiammazione di cui si è parlato tanto come fattore patogenetico potrebbe, dico, uso il condizionale d'obbligo, essere anche soltanto una conseguenza della depressione, soprattutto per gli stili di vita alterati, e non tanto una causa, ovviamente da verificare. E allora, il futuro della psichiatria è soltanto un aumento della tecnica, come dice Galimberti, che aveva citato anche Gianluca Serafini? No, ovviamente no. Il futuro della psichiatria, come ci raccontano anche questi colleghi, Bugra e altri, non dovrà mai prescindere, questo va da sé, dalla relazione terapeutica, che non è trovarsi soltanto dentro in una stessa stanza a parlare, ma è una vera relazione genuina e affettiva. La soggettività, nessuno si deve sognare di abbandonarla, se non è, diciamo, nelle linee guida non vuol dire che non la dobbiamo valorizzare, e ovviamente però deve essere tutto quanto accompagnato da livelli crescenti di complessità, sia dei modelli sia degli studi, e quindi non possiamo continuare a pensare al test come si faceva negli anni 70 del desametasone per fare diagnosi di depressione. No, dobbiamo sviluppare dei modelli che tengano conto anche dei fattori ambientali, personologici, genetici, eccetera. E anche nella formazione questo dovrebbe essere applicato, si dovrebbe cercare di passare da un modello più frontale, dicono gli autori, ha un modello più interattivo. O praticamente. We can return, we can only look behind from where.